schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stai sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi che serve anche per fare dei cloni con targhe diciamo uniche. Allora, in primis dovete avere questo requisito, dovete poter collegare il vostro pad con connessione USB, cioè cablata ragazzi, in maniera tale che quando ci servirà noi spegneremo il joystick. Allora, i joystick che si collegano con questa connessione sono solo i CUH-ZCT2. Questo è il tipo di joystick. Chi non ha questo joystick non può fare questo glitch. Allora, per fare questo glitch, a parte il primo requisito, andiamo in una sessione solo invidi, così non ci romper cazzo nessuno ragazzi, e chiamiamo il nostro centro operativo. L'altro requisito ragazzi è l'auto. Potete avere un'auto anche con targa non personalizzata, in questo glitch non ha importanza se la targa è personalizzata o no, perché tanto tutti i cloni che noi faremo avranno una targa pulita ragazzi. Quindi vedete questa targa che ho io, questa è targata Milk, ma non avrà importanza perché quando io andrò a duplicare l'auto la targa dell'auto cambierà ragazzi. Quindi a questo punto, una volta che siamo nel centro operativo, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo salire sull'auto e ovviamente premere L2 e con la mano destra tirare via il cavo del joypad in maniera tale da ottenere questo bug. Una volta che avrete trovato il giusto tempo, l'auto riuscirete a duplicarla ragazzi, e avrete duplicato l'auto ovviamente. Il gioco è fatto ragazzi, l'unica cosa che dovete fare è andare in garage e prendere una LGRH8 e dirigervi al centro operativo. Io in questo caso la LGRH8 non ce l'ho nel garage qui vicino, quindi la vado a chiamare con il meccanico e me la faccio portare. Quindi aspettiamo un attimino che arrivi il coglione del meccanico a portarci la macchina. Quanto era bello il meccanico una volta, che lo potevi ammazzare ragazzi, invece adesso non c'è più. Io ammazzavo sempre il meccanico perché mi lasciava sempre la macchina in culo al mondo, quindi di conseguenza l'hanno tolto, piava troppi schiaffi. No, non è vero, l'hanno tolto per un glitch, perché c'era un glitch e la Rockstar ha pensato bene di togliere il meccanico. Quindi niente ragazzi, la nostra auto è arrivata come per magia, se teletrasportata dal mio garage a qui, non si sa come, però va bene. E quando avete la vostra auto entrate nel centro operativo. Una volta dentro il centro operativo dovete sostituire l'auto, che lui vi dirà automaticamente, quindi sostituite e state qui. Quando siete nel centro operativo ragazzi, un altro passo che dovete fare è comprare una LGRH8 e sostituirla con l'auto che è dentro al centro operativo. In questo modo noi andremo a pulire le targhe. Quindi andiamo a comprare questa LG, andiamo in centro operativo e sostituiamo ragazzi. Come vedete qui nel centro operativo mi dice che c'è una LGRH8. Noi sostituiamo questa LG, la LG che c'era scompare, saliamo sulla Sultan ragazzi, usciamo dal centro operativo e rientriamo, e lì dovremo solamente attendere che arrivi la consegna dell'auto una volta dentro il centro operativo. E quando noi rientreremo, come stiamo andando a vedere, nel centro operativo la nostra Sultan sparirà, ma quando ci arriverà il messaggio di consegna dell'auto, l'auto riapparirà, la nostra Sultan riapparirà e avremo una targa completamente nuova, cambiata e diversa da quella dell'auto che abbiamo usato per duplicare.
spero che questo glitch sia utile a qualcuno, che qualcuno lo possa sfruttare. Detto questo, ragazzi, vi lascio un saluto, attendete l'arrivo dell'auto così verificate la data. Un saluto a tutti, al prossimo video.